E benvenuti a quelli delle 12. Io sono sempre Chrissing, siamo al giorno del personaggio con Leo, il Beh, boss con il cappello. benvenuti a tutti. E abbiamo un personaggio. Hola. 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 Quello delle 12, che non sono tanto delle 12, perché lei dovrebbe saperli i miei orari. E quelli di no, mezzanotte, veramente, insomma, cioè. Si doveva fare tardi. Sta settimana si doveva fare a mezzanotte la diretta e la replica a mezzogiorno. Bravissimo. In teoria per sì, me era perché... perfettissimo. Vedi? Ero qui davvero alle 11 del mattino. No, cioè dovete capire che lui continua a dire a Leonardo che... Ah, siamo anche in diretta Facebook, sì, ovviamente. Diretta, sì, sì. Se, lui se, con... se non ci si blocca. Esatto. Se non si blocca per tutto. Ovvio. Perché praticamente... lui continua a dire a Leonardo che alle 11 e un quarto era in Viale Cadorna, ma alle 11 e un quarto alle 11 no, ma ha detto che Viale Cadorna è un macello, infatti dovevi dire Piazza Balduzzi, ma infatti sì, ieri ma è ancora che... più nascosta Piazza no, Balduzzi, non è vero, cose della Sita, ma c'è scritto sì, boh, passate 2000 poi i fantastici controsensi e sensi unici di Firenze, io li adoro, sempre, soprattutto quando poi magari capita che c'è il lavoro della metropolitana, quindi te lo cambiano. È vero, all'improvviso poi change. Messino. Anzi, sai che sta per crollare un ponte, quindi stanno bloccando tutti quanti i lavori della tranvia? Sì. Praticamente stavano facendo crollare un sottopasso, per cui hanno deciso di fermare i lavori della tranvia per qualche mese, più degli anni che Speriamo stiamo non siano aspettando. Quelli che lavorano nella Salerno-Reggio, perché... Ma penso che sia verso... lì siamo se rovinati. Se no è la roba a tempo indeterminato. Siamo rovinati. Smettila di chattare con no, le donnine e no. siamo in diretta. E passaci due numeri. No, stavo cercando una data del personaggio che parliamo ora, perché ora il primo pezzettino parliamo di due personaggi che hanno in comune una data, esatto. Il 28 maggio. Davvero? Sì. Tu non lo sai, vedi? No. Vedi perché non sei preparato. Guardate il sorriso, cioè nel senso se la giobba quando sa qualcosa no, mi allora, fa di allora, io non so niente, guardami. No, il 28 maggio è morto il grandissimo Giorgio Albertazzi, fiorentino, doc, sì, attore teatrale, attore, insomma, grandissimo personaggio, tifosissimo viola. E faremo vedere dopo un pezzettino della Divina Commedia. Fatta proprio da lui, la stessa cosa che ha fatto Benigni, ma ho sentito un pochino quello che ha fatto e a me fa venire i brividi. Sì. E il 28 maggio, però del 2010, morì Gary Holleman, ecco. Che per tutti conoscono come Arnold, quindi il mio amico Arnold. È successa una cosa strana, un epic fall, come fail, vabbè ragazzi, dai, scusate, epic fail. Epic file, file. Ecco quello. Perché praticamente Facebook lo sai, vero ragazzi, hai ragione, bisogna epic file. E volevo fare il ganso. No, praticamente hai visto Facebook che ti dice successo un anno fa, due anni fa, tre anni fa. Quindi era il 28 di maggio del 2010, morì Gary Holleman. Ora si è riproposto a qualche persona. È rivenuto fuori il link. È rivenuto insomma. Fuori il link, quindi l'hanno ricondiviso. La gente ha detto: ah, poverino, è morto. È morto sei anni fa. Fatto no, ma poi oltretutto c'è anche degli articoli su ho trovato su Google che c'è veramente anche dei siti online che hanno scritto: è morto lui. Cioè è diventato un. Ora, un macello. Adesso. Un nuovo scoop. È vero. Tra l'altro, andando un po' a indagare, è un po' strana la morte, visto che comunque abbiamo parlato delle morti strane. Sì, non c'era il boss, per cui io mi sono un attimino divertita, perché a me piace la musica, mi piace comunque parlare di chi morte, ci ha lasciato. Infatti, morte musicali. Morte musicali, perché l'altra volta ho parlato appunto di Whitney Houston, di Bobby, Christina Houston, e ho parlato di Prince, giusto? Perché sono comunque persone che ci hanno lasciato un segno, nel senso come Arnold, che si dice che c'entri qualcosa sua moglie, anche se non si è capito bene, diciamo, in che ambiti, perché si dice appunto che lei sia ancora sotto processo, poiché il marito attualmente non si sa chi l'abbia ammazzato. Allora, attualmente era l'ex moglie, a parte vabbè, Arnold, comunque Gary Holman aveva un sacco di problemi, insomma, è stato operato tante volte, che poi era bassino, che sembrava un bambino, però era già grande, era nano, Arnold. Era nano. Quindi ha avuto delle operazioni, poi però sembra che questa morte sia dovuta a una caduta accidentale, con la moglie in casa, ha telefonato al 911.
Che comunque sarebbe il 118 americano, vero? Sì. Preparato, eh? Quindi... cioè, ma ti rendete conto oggi, oddio. No, e quindi questa telefonata un po' strana, perché dice è cascato, c'è il sangue, schiuma dalla bocca, però non era troppo convincente, quindi... poi è stata lei a dare l'ordine di spegnere le macchine, perché altro è successo soltanto dopo 2 settimane sole che era in coma, quindi praticamente si dice, anzi molti avvocati dicono che non aveva assolutamente il diritto, poi era un'ex moglie, non era nemmeno la moglie sua. Esatto, nonostante si sia presentata come la moglie quando appunto ha chiamato l'ambulanza e tutto il resto, per cui chi lo sa. Poi Gary Coleman del 68, sì. Insomma, è morta a 42 anni? Sì, 42 anni. Poverino, è la tua età? No. Sta scherzando. Io. Dai! Grazie, tanto sotto al tavolo non si vede. No, 44, veramente. Io ho già passato 42 anni, quindi... Grazie. Era per darti, dai, sto scherzando. Andata bene, va. Comunque, dai, adesso ci guardiamo. Ci guardiamo con Giorgia Bertazzi, con Paolo e Francesca della Divina Commedia. Bellissimo. A voi. Dai. Amor, talcor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caino attende chi a vita ci spense. Queste parole d'allor ci fur porte. Quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, ai lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, ciò sa il tuo dottore, ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi le scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse e caddi come corpo morto cade. E bentornati, scusate, stavamo ridendo perché stavamo parlando che comunque sia, sono tutti calabresi, quindi, cioè che stanno qua però sono tutti di origine calabrese. Vabbè, lui parla anche calabrese, cioè tu devi sentire veramente quando... Cioè. No, ma di solito i calabresi parlano sempre per Benino, quando si arrabbiano parlano anche calabrese. Beh, quello è chiunque, io penso, sì, sì. Chiunque si arrabbia più è il suo dialetto, è chiaro. Ma parliamo un po' di te. Benvenuto alla buonora. Dai, dici un po' chi è. Allora, innanzitutto si chiama Daniele Grassia. Piacere a tutti quanti. Però in arte ti chiami Nerone. Perché sì. Nerone? Allora, fammi vedere, te di dove sei? Io Svizzera. Guarda come sono nero più io. Guarda, lui è appena stato al mare, cioè non è che... Questo è il motivo per cui mi chiamo Nero. Infatti lei ha detto che va a fare la lampada perché è un po' bianco. Sì, esatto. Infatti è lì che si mette prima della lampada. <di botte. ride> È tutto nelle un grandi trucco, lampade. Insomma, deriva, perché è Nerone che deriva, quindi ora è già un composto, appunto dalla mia carnagione, che quando poi ero più piccino, stando sempre giù in Calabria, al paese, un paese di mare che si chiama Paola,
si andava al mare tutti i santi giorni. Con gli amici, cioè, andavi alle 10 del mattino e tornavi alle 10 la sera. Sì. L'ombrellone, cioè, non esiste, portavi l'ombrellone, quindi pigliavi tutto il sole. Sì, sì. Da lì sono diventato Nerone. Detto, mazzo, è figo come nome. Bello, spacca, rende. Il fuoco. Invece, cioè, io avrei pensato a tutto quanto tranne che a questo, cioè, nel senso. Cosa perché pensavi? No, malissimo. No, non lo so a cosa pensavo. Vabbè, si lo ammetto pure a quello. No. Però nel senso, cioè, comunque sia, quando parli di Nerone, no, c'è, cioè, un italiano che si chiama la maliziosità. Perché io pensavo a tutt'altro, pensavo a qualcosa sul fuoco, no? No, lei subito Nerone. Ah. La maliziosità è femmina. Per cui, cioè, io sono l'unica qui, per cui nel senso un minimo dovrà poter me comunque sia riguardava. Poi infatti mi sembra pure te lo chiesi, capito, mi pare, una volta. Ci sta. Però infatti, no, ma proprio, cioè, nel senso, come quando gli ho detto, mira, ieri sera, mi raccomando, alle 11 qua, e non mi ha calcolato come l'altra volta. Cioè, alle 11 erano nei dintorni, però, questo va contato. Ma nei dintorni. Dei Cadorna. Dei Cadorna. Sono tanti Cadorna, va sbagliato all'inizio, vi prendo solo quello giusto. Entrate poi, sì. Entri di là. No, poi c'è da volare a tramvia, è un casino. Comunque, storia, la tua storia, comunque, cioè, perché hai cominciato a fare reggae? A che età più o meno? Cioè? Allora, la disgrazia accadde. No, la disgrazia. Allora, io iniziai con l'hip hop alla tenera età di 13 anni e mezzo. Mi ricordo, ascoltavo, vabbè, sì, a quei tempi ascoltavi gli Articolo 31, i vari. Oddio, i Maria era già uscito, era già il tempi di Così Com'è. Okay. L'album, quindi quelle robine lì, mi ero avvicinato al rap, mi piaceva un botto scrivere le rime, le prime cose, e sentivo già di avere un certo flow anche a 13 anni. Dopodiché, all'inizio, il primo annetto lo facevo senza dirlo a nessuno, non è come adesso che arrivano i ragazzini, si fanno il video, lo piazzano su Facebook, vero. Sono artisti, no? Sì, sì, è vero. Mi vergognavo, quindi dicevo, ah, prima di farla, voglio imparare a farla per bene, per poi. Quindi mi chiudevo nel mio, sì, ogni tanto lo dicevo a qualcuno, sa, sto facendo un po' di rap, fammi sentire, no. Però poi già ai 14 anni avevo iniziato a lavorare al primo demo, perché poi avevo conosciuto tipo mio fratello Giupazù, che hai conosciuto, sì, anche davvero, te. Sì, davvero fantastico Giupazù. Più grande di qualche anno e già ne sapeva un tot, come diceva il buon Neffa. Quindi ci ha preso, diciamo, con lui tra le sue braccia, ci ha insegnato un bel po' di cose a me e a un altro ragazzo. A me è presa bene, sono andato avanti fino ad arrivare poi ai 15 anni, quando ho scoperto il reggae. Una serata era un live di DJ Luggi. E c'era il Selecta, che prima metteva il DJ, che metteva la musica e metteva sta reggae music, che non l'avevo mai sentito, non ci avevo mai fatto caso più di tanto, e dicevo, mazza sta roba. Perché già quando mi capitava col rap di sentirlo magari in radio in macchina, mi venivano i brividi. E quindi dicevo, bellissima sta musica, la voglio trovare. Con reggae è capitata la stessa cosa, più, diciamo, in un modo più evoluto. È vero, negli è anni vero. Poi dopo, e quindi poi ho iniziato a mischiare tutto. Difatti, come te, un pizzico, conosci la mia musica, sai che mischio il rap, il reggae, il dancehall. Sì, abbiamo anche fatto un pezzo insieme, l'unico pezzo che non ha portato, grazie. E nel senso si impara. No, in effetti ha ragione, perché sono scomparsa totalmente dalla sua vita, nel senso, perché comunque dopo ci sono stati dei problemi mia, eccetera. Però abbiamo fatto anche un piccolo concerto a Roma, nel senso, dove appunto che abbiamo arrivutato la situazione, si dice al paese mio, arrivutato nel senso che hai creato il macello. Dai, è vero, comunque sì, abbiamo fatto una bella cosa comunque sia a Roma, nonostante che io mi sia persa alle 3 di notte. Alla stazione Termini, che c'era praticamente la strada chiusa, non riuscivo a tornare all'albergo, sono stata scortata dalla polizia, perché nel senso c'era tutto tranne che la brava gente attorno alla stazione, sì, Termini alle 3 di notte. Ma pure alle 3 del giorno, cioè, quella semplice. No, veramente. Alle 3 di notte magari trovi solo loro. Ma pure, appunto, cioè, poi mi si era attaccata una cinese che continuava a piangere dicendo, abbiamo un messaggio. Bravi ragazzi, sempre nuovi ospiti interessanti, Riccardo da Firenze. Ciao Riccardo. Bella Ricca. Comunque, pensavo che era la cinese che diceva, è arrivato un messaggio, la cinese. Stava lì e diceva, è arrivato un messaggio.
mi si è attaccata, capito, dicendo praticamente, piangeva e diceva che aveva appena perso tutti quanti i soldi alle slot machine. E io gli dicevo, che cosa vuoi da me? Ma perché li trovate questi personaggi? Alla stazione termine, no, si è io pure sono molto simile. Io mi racconto a noi, i non vedenti, cioè li trovi tutti, cioè sì, lei sì, gira per la strada e gli si attacca. Solo che io negli anni ho imparato magari a evitarlo, cioè sì, dico, va, basta, venite tutti da me, andatevene a quel paese, a Scandicci, no, non per dire che Scandicci. No, però, uno, due, per censurarmi. Lei invece no, lei piace proprio, lei si mette lì a dire, venite. Sono qui, chi è che ha bisogno d'aiuto? Del mondo, chi è che ha bisogno d'aiuto? Sono qui, col cartellino, avete bisogno d'aiuto? Risultate a Cristina. Sos. Ok, siete già in due che pensate 3, 4, 5, 100 persone che pensano questa cosa. Comunque se non è che attiro i casi umani, è che mi piace aiutare la gente, per cui se incontro un ragazzo non vedente lo aiuto. Non è che... Sì, vabbè, però non è che per forza poi dopo ci devi rifissare, fare cioè starci due ore insieme, fatti raccontare la storia, accompagnarla a fare la spesa. Che cioè, poi dici ci vediamo. Cioè, gli dai il posto, ciao, grazie, arrivederci. Cioè, no, di solito, non è che... Ma lei ci spassa una settimana perché ha incontrato... Sì, sì, è vero, un paio di puntate, non vedere. Tutto il rispetto. No. Va bene, ok, grazie mille, ok. Andiamo a sentire... Sì, dai, andiamo a sentire il primo pezzo. Sì. Che sarebbe? Ragazzi, mi state facendo imbarazzare comunque in questo momento, La primo pezzo è appunto Miland. Miland, sì. Dai, dice qualcosa alla svelta su Miland. Parla della Miland. Miland è tipo uno slang giamaicano, patua, sarebbe Myland. Sembra scritto male, ma no, è Miland, parla della mia Calabria, della mia Paola. Per te avevo letto Milano io, però... Sì, infatti, come la scritto, scritto lei. Milano. E allora, scrivo male, incontro te, e io? Oggi proprio non è la mia se puntata. Parla della bellezza, la bellezza esteriore del mio paese, perché purtroppo c'ha tanti di quei problemi, soprattutto di inquinamento, delle acque, che è una cosa che purtroppo ci uccide, uccide, davvero. Però io qua volevo ricalcare il mio amore per il mio mare, i miei paesaggi e così via. Dopo andiamo anche della Calabria. Vediamo Miland. Big unconscious mind and I'm a fierce man.
tutte, tiki taka, tiki taka. Yeah! E questo qui era stavo parlando della Calabria, no, infatti. Sì, stavo pensando che ci devo andare perché dopo aver visto tutte queste cose, cioè a parte il fatto sembra veramente quindi regione Calabria, ti ho fatto una pubblicità capito. Io dicevo, l'anno scorso, infatti si parlava che si era anche abbastanza vicini l'anno scorso. Lui era a Isola Caporizzuto e io ero solo lì vicino a Crotone. Basta fargli un fischio, Leo! Io ero a Strongoli precisamente, che la spiaggia prima di Crotone. Che ti stavo spiegando, e Crotone, quando sono andato nel 2000, era, nel 2000 la prima volta, era anche una città, cittadina carina, però insomma è abbastanza non tenuta benissimo, c'era il lungomare, i topi passavano. Ora è diventata una chicca veramente, è diventato un lungomare spettacolare, bene. Sì, bello, bello, bello. No, ci hanno investito un sacco, poi insomma la squadra è andata in Serie A quest'anno, sì, insomma sono... Crotone sta diventando Grande realtà. Una grande realtà davvero Crotone. Avete il Crotone anche qui a Firenze? Sì, perché è arrivato in Serie A, quindi arriverà quindi a giocare con la Fiorentina. Fiorentina, Crotone c'erano grossi. Venia all'Artemio Franchi. Ah, buongiorno, cioè è passato un mese da quando il Crotone è andato. Sì, ma lo seguiamo. Nel senso, io sono più musicale in questo periodo. Dai, nonostante tutto, comunque sia, sì, l'avevo bello e sentito, però non mi avrei venuto ora in mente, non è che devi per forza... Perché parli romano ora? Perché parli romano? Non lo so, ma per allora... Cioè, parlo milanese, sulla... poi, che ci cambia, che parlava dei termini, capito? Ho detto, parlo romano, ma quello di con me originale lei. No, sono svizzera, l'ho detto, cioè, non si vede ma sono bionda, ho la pelle candida, capito, quindi... Questo che c'è il capello biondo. Non è riuscito a colorarlo di nero. Esatto, esatto, esatto. Comunque, dai, diciamo, allora, il reggae, comunque sia, per te, dato che comunque sia musicalmente parlando, diciamo, nasce dalla Giamaica più o meno, cioè tu ne sai un pochino di più di reggae, un pochino di storia. Ho fatto prima sta domanda, io ho detto non mi fa robe tipo interrogazioni, mi metto in difficoltà. Non l'ho fatto apposta. Però sì, dai, cioè... sì, ho letto qualcosina, assolutamente. Se quei pochi libri che ho letto nella vita mia riguardavano il reggae. Ok. Se non poi quelli di psicologia personale, su come conoscersi, vabbè, questa è una roba. Guarda che queste cose qui, lui se deve vedere. Quelli delle 12 di mezzanotte. Di mezzanotte. Ah, no, hai tipo libri dell'imbrocco, come... No, così. Dell'imbrocco, no, quello magari è un livello più avanzato, io sono ancora... Ah, dai, allora andate d'accordo perché tra i libri che ha lui, appunto... No, io c'ho, sì, anche io ho fatto dei corsi, anche per... No, io per lavorativamente parlando. Guarda, no, mi serve non per vedere quello. Per... No, no, no. Sorriso. No, 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 no. C'è la mia moglie, guarda. Rossella. No, scherzo, no. Mi serve per il lavoro, a parte tutto. E peccato sono calabrese, quindi... Quindi da stare tranquillo. C'ho due cognati e picchiano. Quindi... Ok, fratelli. Ok, fratelli. No, no, dai. Mi serve per il lavoro, ho fatto dei corsi comunque di tecniche di vendita e comunque di approccio alle persone che comunque mi intrigano tantissimo. Sì. Ho letto diversi libri. Sì, tipo PNL, come convincere una bionda a uscire con te in 5 minuti, no, capito? Quello non ho mai letto. Quello è lui il prossimo libro. Sì, è il prossimo mio livello. Il prossimo step. Vabbè. Ora è assistenza. Ora no, ancora su... alle more nere. Poi dopo passa alle bionde. Come stare apparire rilassato e affascinante. Oh mio Dio, portatemi via da questa cosa. Cioè, il bello è che non ci si conosceva nemmeno. Ma questo è il fatto, è che io veramente sto... Cioè, sto rimanendo malissimo. Ma fratello, lo sapevo. Io col calabrese lo so che ti c'ho... Davvero, cioè, sono separati alla nascita. Per me nel senso comunque lui è tornato poco fa da Barcellona, allora questa cosa la dico poco fa, ecco perché mi ero perso in esatto cioè da Pisa. Allora dovete vedere le foto che pubblicava, nel senso si è fatto vedere. Due settimane di spiaggia nudisti questo ragazzo. No, una settimana di spiaggia dopo la settimana basta. Dovrà essere due però non ci Che ti ha fatto a Barcellona? Via del sole, perché... Vacanze da solo, poi comunque sì, ho visto... Quelle sono le mie vacanze. Te viaggi da solo? Sì. Infatti volevo partire da questo per dire anche... Cioè, partire proprio.
La partita. Ragazzi, no, è una faticaccia oggi. Comunque, sei stata a Tenerife anche per un bel po'. Cioè, due volte e per due settimane, mi hai detto. Due settimane a botta, ti ho detto. Due settimane a botta. Due settimane a botta in cui praticamente c'è una cosa bellissima, perché alla fine sono venuti fuori tre dei quattro pezzi che stiamo per sentire. Che stiamo sentendo. Oggi, perché se no è venuto fuori tutto l'EP, che sono cinque pezzi, più anche Mi Wanna Sun è venuto l'anno dopo, sempre con lo stesso produttore Canarino. Canarino. Insomma, sì, no, sono venute belle robine fuori. Ok, scusa, ma Tenerife che te c'è? Da solo, che fai? Allora, Tenerife intanto è un'isola, un'isoletta di quelle che sta di fianco al sud del Marocco, quindi ti puoi immaginare il clima, davvero. Puoi immaginare il mare. A me, appunto, ti dicevo, i viaggi miei sono quelli che vado a mare. Con capita a Amsterdam, ci stai due giorni, però poi te ne vai per una ragione in più. Né ti puoi fare il bagno nell'Arno di Amsterdam. No, davvero, l'Arno di Amsterdam. Lungarno di Amsterdam. Quindi Tenerife è uno dei posti, secondo me. Infatti ci ho pensato parecchio e continuo a pensarci sul fatto che prima o poi mi vorrò spostare di là. Ah, vuoi andare proprio a vivere a Tenerife? Assolutamente. Se non ci riesco prima, mi abbasserò al fatto dell'aspettare la pensione, come fanno tanti però pensionati. Però Tenerife è la del tuo fine, comunque. Secondo sia. Secondo me sì, perché... Perché è bella. Oddio, è una delle mete. Persone, le persone che... Persone super easy. Alla mano, okay. Non esiste come nel film di Checco Zalone, quando c'è il semaforo verde, lui sì. Suona, lì pure non esiste minimamente, massima educazione, massimo rispetto, non ci si arrabbia mai, se ti arrabbi sei italiano, fatti tutta nel dito, giustamente. Roba. Dai. Io ero andato con la maglia I Love Calabria, una cosa che mi hanno detto, ah, mafia, andrà. Allora me la levo subito. Via. Allora, sì. Dai, comunque sì, adesso dobbiamo lanciare la tua canzone che è Son of a Beach, che non è Beach, Beach. Ma è Beach. Spiaggia. Io stavo scrivendo male, lì. Comunque sia, questa è Verone. E te sei, non diciamo. Son of a Beach. Son of a bitch, man, son of a bitch, ay. Son of a bitch, man, calabrante.
E bentornati, siamo sempre quelli delle 12, io sono sempre Chris Singh. Leo. Il boss con i capelli. Nerone, io sono quello delle 12 e mezzo. Diciamo che vivo il presente. C'ha mezz'ora di fuso. Sì. Sono più fuso che orario. Sì, è più fuso che orario. Comunque lei, signora Perfettina, non ha ancora ricordato tutti quelli delle 12 della settimana. Miss Perfettina. Allora, no, non sono tanto perfettina, cioè stamattina in effetti sono abbastanza rompi. No. Ispirato al personaggio. Infatti gli ho mandato una vignettina che c'è due palle, mi dice quanto sono rompi palle da 1 a 10 e quanto si può fare da 1 a 15. Non basta. Non basta da 1 a 10. Cioè, vi rendete conto? Sì, allora, classica cliente che ti arriva al bar che ce l'ha il caffè freddo, me ne riscalda uno. Oddio, la faccio, giuro, la devo fare assolutamente questa cosa. Comunque sia, grazie di avermelo detto, perché la prossima volta che vado al bar devo assolutamente fare... Bombolo insegna, questa l'ho presa da Bombolo, dal grande Bombolo. Comunque il lunedì... Lunedì? Ieri ci sono stati i ragazzi Bremol e Mr. X che fanno... Mr. X. Che ho imparato anche a scriverlo Bremol, due volte senza sbagliare. Quello ha scritto meglio lui di me, cioè ti rendi conto Matteo, il boss mi sta superando nel senso in questa cosa qui. E parlano di fumetti, sui personaggi, Coldplay, come si chiama? Cosplay. Cosplay, vabbè. Cosplay, ragazzi. Cosplayer, Cosplayed, diciamo. Senza pled, uguale. Oioia. Comunque, no, vabbè, abbiamo avuto comunque sia in studio Edward Mani di Forbice, quello di Sweeney Todd che si è insanguinato in diretta. Sì, sì, no. Che poi era... Sempre personaggi ganzissimi, davvero. Sì, sì, davvero. Sì. Poi è venuta una ragazza tutta quanta con il sangue qui, sì, che non mi ricordo. Sì, il dottor più stronzo, sì, scusate lo sto. Beh, lo potevi dire, preparavo una roba. No, vabbè, comunque sia, cioè sei tu... No, ma vi parla di fumetti. Per insomma il bretelle. Invece il martedì si parla di personaggi. Personaggi, vedi, cioè, sei emozionato davanti emozionato, a Nerone, nel capito. Senso si parla di personaggi attualità, siamo io, Chris Singh, il boss con il cappello e sempre ospiti nuovi, eccezionali. Mercoledì abbiamo Antonio Capozzi domani che ci fa la classifica iTunes, i video delle migliori canzoni e video della settimana. Mm-hmm. Il giovedì c'era la Roxy con i suoi ospiti meravigliosi di cinema, registi, attori, sì, sempre un sacco di personaggi. E venerdì abbiamo Lorenzo Agostini e Amedeo Menci che ci parlano di sport. Ok, Menci sport me lo ricordavo, Fiorentino. Gli altri no, ma Menci me lo ricordavo. Altri sono uno, cioè, allora, Menci Leonardo... uno è Lorenzo Agostini, Lorenzo e Amedeo Agostini, Menci. Amedeo non Menci. Sono gli altri, è uno e l'altro. Leonardo sono Agostini, Amedeo Menci. Amedeo Menci. Amedeo Menci. Mietta. Va bene. Mietta, okay, che no. Saluto, che è mia cliente al cinema. Sì, ecco, è arrivato. È arrivato il macello qui, che... ovviamente. Perché ovviamente qua, allora, voi non lo sapete, ma in questo momento è arrivato agli studi un personaggio che ogni volta che arriva fa un casino della Madonna. Però oggi sta zitto. Oggi è stato buonissimo, è stata lei che ha accentuato tutto il casino. Ma perché mi dovete per forza denigrare oggi ogni volta che... Oggi è colpa tua. Oggi è colpa mia, fatto scusate. Tardi, perché è colpa tua. Perché già Piazza Baldinucci, no? Sì. Ma hai scritto Balducco. A parte il fatto che Buchi... Quindi non è... Balducco non te lo trovava neanche in Australia. Non ti avevo scritto Balducco. Quarto, fatto e poi l'ho scritto a Baldinucci, sì. Ok, allora dillo. Vabbè, ma ieri sera me l'hai scritto Baldinucci. Ieri sera? Cioè, è due giorni stavo cercando questo Balducco. Ho capito, ho mandato in assa a giro per cercare in questa piazza, però... Comunque, va bene, sì, non è che... Comunque è risaputo che la mia... Senso orientamento sì. Zero, cioè... No, allora senso... racconta anche lui. La prima volta abbiamo fissato, no? Dato che lei sta vicino al Ponte Vecchio, c'era la Biblioteca Nazionale. Sì, ho detto, vabbè, se passa a prenderti, però io fino a lì posso arrivare fino alla biblioteca, quindi te fai il Ponte Vecchio, fai Lungarni e arrivi lì. Sì. È andata là. Verso le cascine, diceva, doveva esserci, doveva arrivare, sto arrivando, io un'ora a aspettare. Vedo delle cose verdi, degli alberi, alle cascine, scusami, io sono dall'altra parte. Vabbè, vabbè, cioè, però poi alla fine sono riuscita ad arrivare con un'ora di ritardo, ma sono arrivata. No, ma ho girato a sinistra e invece a destra, cosa sarà mai? No, cioè, capito? Cioè, sei andato... Come a me ora, eh? È il karma quello, visto? Ti arrabbi. Davvero, karma! L'unica canzone che non hai portato. Vedi, ora ci stava pure a fagiolo, karma. Non la conosco.
Cioè, ti rendi conto? No, vabbè, comunque sia un pochino ha ragione, ragazzi. C'è la storia personale, c'è la storia personale. Eh sì, cioè, perché cioè, mi ha fatto arrabbiare su sto pezzo. Se l'ha presa sul personale, sì, in effetti, vabbè, comunque sia un pochino otta ragione. Lo posso ammettere, un pochino otta ragione. Comunque... Mi è sfuggita e ho chiuso la parentesi, dico, non giro il video, non faccio nulla. Non è vero, non è vero. Comunque no, allora sentite questa polemica ora, eh. Ora allora, dai, praticamente, fatti posti no. voglio saperlo. Aspetta, possiamo dire il giusto e l'onesto, perché praticamente abbiamo fatto questa canzone e dato che comunque... Che l'ho visto, cioè, iTunes anche, cioè... Sì, sì. Sì. E una volta che siamo usciti con questa canzone, praticamente tra una cosa e l'altra, avendo diciamo degli orari diversi, delle possibilità diverse di vederci. C'è lo specchio. E quindi, nel senso, purtroppo abbiamo dovuto... Insomma, avete capito, ma abbandonato alla fine. Ah, vabbè, comunque la canzone era bellissima, è bellissima, anzi andatela a comprare su iTunes e andatela ad ascoltare su YouTube, perché c'è, si chiama Karma. Compratele, cerciami i soldi, se non scaricatevela, basta che ve la sentite. Esatto, no, che scaricatevela, convertitevela, scusa. Nel senso, anzi, scusa, come scaricatevela? Chiamateci a fare live, no, anzi, per sì, lavorare. Quello sì. Quello tanto sì, quello sì. €1 il pezzo. Appunto, senti. E se hai, e se la si hai, Rastafari, che c'hai, dove te ne vai? Una volta facevo freestyle. Chi è che ti piace a te di personaggi che fanno freestyle rap ora in Italia? Allora, in Italia c'è Enzi, che è un mostro del freestyle rap. E altri mostri, Clementino e un altro mostriciattolo che l'abbiamo anche incontrato, giusto? Di Super Stile. No, abbiamo incontrato cosa? Avete potuto dire. Clementino non c'era. Non c'era? Non era quello che abbiamo... C'era... Madonna... No, Rocco Hunt. Rocco Hunt, vabbè, sempre... Cioè, in freestyle non l'ho mai sentito Rocco, però anche... Bravissimo anche Moreno a fare freestyle, eh? Non so se l'ho mai sentito. Quello sì, è vero, non è proprio quella... Io l'ho incontrato Moreno perché io sono... Però sì, era abile, mi ricordo che era parecchio abile. Allora, te pensa, Moreno è molto amico di Gazzarrini, si passa Gazzarrini, abitano insieme, non so se lo conosci, è uno che fa i video, che è arrivato a 500 e passa mila... Che ha iniziato a fare le trasmissioni qui. Poi ora sta a Milano, fa le serate. E abita insieme a Moreno. Che li trovava casualmente una volta al compleanno di Pupo. Cioè così era il compleanno di Pupo, dei 60 anni. Che sento, io cioè, tutto mi aspettavo vedere Moreno e Gazzarini. Però c'era stata la partita dei cantanti di Al Ponticino. Che Moreno è un tipo che si è messo, cioè ce l'ha fatto 5 ragazzi e si è messo a fare freestyle con questi ragazzi, così ne metterà a mangiare, facciamo, cioè è uno delle persone più veramente alla mano del mondo, insomma, rap, o comunque del mondo della musicale in generale. Anzi, diciamo anche che la sera, che poi l'ultima volta che l'abbiamo visto, che abbiamo aspettato lui per ultimo, cioè veramente non sapevamo dove era finito, pensavamo che fosse già andato via, anche se era impossibile, perché comunque, essendo comunque conoscenti, amici, alla fine... Un ragazzino parecchio lui, no? Sì, 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 è piccino ancora. Quanti anni ha adesso Moreno? Fa il liceo? No. Ok, e per cui, cioè, nel senso, è una cosa, cioè, praticamente l'abbiamo aspettato per tanto tempo e giorno dopo mia madre ha postato il video di Moreno che sa dov'era mentre noi l'aspettavamo, era a firmare autografi, fino all'ultimo autografo. Autografo con la infatti gente mi diceva Gaza, lui quando fai concerti lui sta fino alle 2 perché finché non si è fatto la foto e la foto con tutti non va via e non ce n'è tanti perché tanti se la tirano quindi non se ne vanno dalle scatole. Dai, adesso lanciamo un attimino uno degli ultimi video tuoi che comunque sia, però questo qui appartiene all'inizio della tua carriera comunque musicale. No, l'inizio della carriera no, è il primo video. Primo che ho video. Fatto. Il primo video che ho girato, come anche gli altri, questi erano tutti autoprodotti. E ora a giugno arriverà quello nuovo. Ok, lancialo tu il video. Allora, questo è il primo video di 2 anni fa. Si intitola Mi Invidi, un pezzo rap. In italiano è misto dialetto, non come prima che era patua giamaicano. Dove faccio capire che se mi invidi e mi stai troppo addosso mi fai pure incazzare. Voi tu mi invidi, io non vedo in tempo la maledizione.
non si stacca come un pezzo di cacca. Sto stronzo invidioso motherfucker. Si mimetizza con la giacca, l'occorrenza, la cravatta. Ogni domanda muggisce come una vacca. Ogni singola cosa che fa pensa che spacca. Spacca i coglioni, sei il king della fiacca. Vorresti ma non puoi, dai fatti i cazzi tuoi, campi cent'anni come la capra sulla panca. Sei come Bollicino che perde il sentiero, se non semini in merda per il mondo intero. Il fatto è che raccogli ciò che semini, ti prende male, non capisci perché poi diventi scemo. Sei un pesce come Nemo, per la canoa un remo, una macchina in discesa senza freno. Sei tutta scena, sei osceno, per quanto mi riguarda sparisci dalla mia vita in un baleno. Tu mi invidi, io non vedi in tempo la malignità che hai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo, che non è per nulla se dai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo l'avidità che hai. Tu mi invidi, io non vedi che sei un figlio di puttana e lo sai. Parli di cose che ha avuto ma che rimpiangerà mai, che poi se vado a vedere tu non le hai viste mai. Ti fa una canna e dici che preghi per Rastafari, con un cazzotto che mi mette siente Tyson Mike. Sei solamente un birillo poco dopo uno strike, una pagina di Facebook senza manco un like, una pa sbagliata per la connessione wifi. Dimmi tu come mai, dimmi un po' che cosa pretenderesti con questo atteggiamento in cazzo. Se te pigli che te fazza, che cosa pretenderesti con questo atteggiamento in minchia. Usa accento come a brincia, che cosa pretenderesti con questo atteggiamento in merda? Uno come a te è meglio a lo perda. Che cosa pretenderesti con questo atteggiamento in Stuart? Ma mannaia chi ta. Tu mi invidi, io non vedi in tempo la malignità che hai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo, che non è per nulla se dai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo l'avidità che hai. Tu mi invidi, io non vedi che sei un figlio di puttana e lo sai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo la malignità che hai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo, che non è per nulla se dai. Tu mi invidi, io non vedi in tempo l'avidità che hai. Tu mi invidi, io non vedi che sei un figlio di puttana e lo sai. Un po' di gente, lo sai? Oh, finita? Quanto manca? Quindi siamo tornati qua in studio. Eccoci. E siamo a sera a guardare, esatto, il video ancora. E sì, stavamo guardando, scusate, il video. Comunque sia, potete seguirci comunque sul canale 86, ci state già seguendo comunque. Ecco, questa sarebbe questa la canzone che non hai portato. Che non è stata portata per dispetto. Per dispetto. Per dispetto. Ah, ma hai detto molto. Però è bellina con questa. Dai, insomma, veramente, andatela a sentire, andatela ad ascoltare, chiamateci che siamo sempre pronti comunque a cantare. Nerone featuring Chrissing, Karma. 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 Sta Karma. Sì, è quello che mi dice tanto spesso, dice sta Karma. Sta Karma, te l'avevo detto pure io. No, guarda che me lo dicono tutti, stai Karma. Nel senso. Karma, molto Karma. Vero? Ah, allora, progetti futuri? Allora, ci abbiamo... A parte di Santo Domingo, sì, 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 infatti ci hanno invitato a Santo Domingo, a sto giro in... C'ho la Giamaica, in programma per l'annetto prossimo, perché okay, già volevo andare quest'anno anziché a Barcellona. Poi ho detto fammi conoscere qualcuno un attimino di là, che mi permetta poi di girare tranquillo. E combinazione, l'altro giorno mi arriva un messaggio Facebook: ciao da, come stai, come non stai, ci conosciamo solo di vista, quando vuoi venirmi a trovare, io ormai mi sono stabilito in Giamaica. Ah, mio benissimo, paesano. Perfetto, perfetto. Sui 40 anni credo, che poi ho visto le foto e sì, di vista lo conosco, non riesco a ricordare tipo chi frequentava, sai, quando nel paese, certo, ti conosci. Però ho detto perfetto, c'è l'appoggio paesano, infatti l'anno prossimo non c'è scampo, Giamaica. Tornando alla musica, uscirà, spero, ancora non sappiamo la data precisa, però nel giro massimo di 2 settimane il prossimo video, che è prodotto da DJ Afghan, Soul Love Records di Ferrara. E siamo a cantare io e Ronnie McAdoo, che è un ragazzo, un altro ragazzo che sta qui a Firenze, ma lui è siculo napoletano, come
ama definirsi, perché in effetti è così, è di Siracusa, vissuto a Napoli. Bella Siracusa, ciao Siracusa. Bella Sicilia, bella. Bella Sicilia, bellissima. Il pezzo si intitola Intorno a me, che parla della gente di cui penso ognuno di noi abbia voglia di circondarsi, cioè gente vera, gente reale, gente sincera. E il video è stato girato a Bologna, da Onda Underground, i miei rispetti, compari calabri pure loro. Siamo tutti calabresi, insomma. Arriverà questo video, poi penso doveva arrivare il video dell'estate che doveva essere Karma, poi... Insomma, verrà fatto in questi giorni Karma, dato che comunque ci abbiamo anche la produzione, ok, va bene, si fa. Karma, quindi me ne faccio un altro. Vabbè, sto presa con Karma, si chiama Karma, e con Karma deve essere presa. Quando sta registrata Karma? Tempo addietro. Allora, è uscita a febbraio, però l'avevamo fatta, se non ricordo il periodo. A febbraio ora? No, febbraio. Sì, febbraio ora, ma ce l'avevamo pronta tipo da prima di Natale, forse? Sì, era già pronta. Questo video, quando si fa? Ora, va bene. Okay. Con quelli del 13. Insomma, oggi non ci crede nessuno, comunque. Manco ieri. No, vabbè, cioè, poi comunque sia le sai le storie, non è che ti devo ripetere tutte quante le cose. Mamma mia, i calabresi, poi capito, nel senso non fare arrabbiare un calabrese perché, cioè non hai idea. Parla lui, capito, nel senso che le cose, che le cose se, cioè, ovviamente se le ricorda. Fai gesti così. 2 minuti. Vabbè, nel senso, me lo dicono di là, quindi io so. Allora, te basta. Vabbè, che? Basta, quando è finito dici, non è che mi devi fare uno, due. Dici, lanciamo il video, basta. Bene, benvenuti ai retroscena di questa diretta. Benvenissimo, capito? Io non ti farò più nessun segno. Quando è, andrò direttamente con il video. Sembra di giocare a sasso, forbice e carta. Ragazzi, oggi non vai, vai così. Forbice e Marco Carta. Fai così? Vinto io, vedi. Oggi non c'è verso, ragazzi. Non ci però si può fare oggi. No, oggi è una cosa... Va bene. Quindi andiamo a sentire un live, allora. Ti ha portato anche il live, quindi... Dov'era questo live? Il pezzo, questo era al paese mio, in apertura di Million Style, che è un artista dancehall svedese, però di alti livelli internazionali. Mm-hmm. Il pezzo è sempre prodotto da DJ Arrosin, che non ho nominato prima. Produttore degli altri pezzi, degli altri video, quelli di Tenerife, insomma, Ragamuffin Original Canario. Questa si intitola Mi Wanna Sun, che sta esprimere proprio la mia voglia di sole, sia dentro che fuori. Mi Wanna Sun. Andiamoci a sentire. Allora, ci siete? Fatemi sentire un po'. Un po' di più, sì? Allora, sono 8 anni che vivo al di fuori di Paola, in una città dove c'è sempre grigio quasi 11 mesi all'anno e sento il bisogno del sole sia fuori che dentro di me. Questa combo nasce con mio fratello DJ Arrosin dalle Canarie, sin? Me go like this, questa si chiama Mi Wanna Sun. Give me this! Original rhythm mio cauta di Canary Island. Yeah, yeah! How am I sing like this, hey? Me wanna sun. Me wanna read him a ragamuffin done. I resting on me running to the world. Calabria Island, Canary Island. Me wanna sun. Me wanna read him a ragamuffin done. Jupiter's one, me running to the world. Like this, hey. Me wanna sun inside. Me want more people around me, full of a vibe. Me la 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 la, me pan a rhythm a ragamuffin style. Me no wanna run me bad minds, me sing. Pump up the volume of the sound system. Canary Island like Jamaica them, no problem. But they control DJ RSN. Me say we'll pull it up and jump again. Me wanna sun. Me wanna rhythm a ragamuffin done. Jump as the one running to the world. Hey!
Me take a fly from Pisa to Canarias. Even if me not know those palabras. Just something like, hola, como estas? Hacemos un corrido a la fiesta. Mi hermano, Utopia and in Italia tira su la mano. Andamo fino a Rasena, los escuchamos. Mi corazón ahora es Calabro Canario. Red, gold and green es mi barrio. Me wanna, me wanna, me wanna, me wanna sun. Me wanna read in my ragamuffin. One more time again like this. Hey! Yo! Me wanna, me wanna, me wanna, me wanna, me wanna sun inside. Me wanna more people around me for love my vibe. Me la 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 la, me panna ready my ragamuffin style. Me no woman around me, bad minds missing. Pump up the volume of the sound system. Like a real island, like Jamaica, them, no problem. But the control, DJ RSN. Me say, will and pull it up. See the protest of daddy, hey! Me wanna, me wanna, me wanna, me wanna sun. Me wanna ready my raga. When I was a Jew. As el pitch, right? That was it, super normal, right? Give me this. Hey! Me wanna, me wanna, me wanna, me wanna, son. Me wanna read him a ragamuffin done. Two pads, one, they run it to the world. Calabri Island, Canary Island. Hey! They said she's safe for me, whoa! I'm good, I'm whoa! Again, like, dan, dig, dan, 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 dan. Whoa! Yeah. Me wanna son. Me wanna read in my ragamuffin done. I wanna sing on me own. C'è la spiaggia, c'è la spiaggia lì davanti. C'è tantissimo quando fa sto gesto. Nella Toscana. No, vabbè, è bellissima questa cosa. No, cioè, nel senso, vedere lui che fa queste cose qui, cioè, che poi si sente, capito? È tutto. Vabbè, siamo quasi arrivati alla fine anche di questo, di questa puntata di quelli siamo delle 12. Anche quelli delle 13. Sì. In questo momento sì, in effetti. Guarda, quest'ora in effetti se non gli rompevo le scatole mo era arrivato, capito, Nerone? Era arrivato, l'ho detto qui. Sono qui nei dintorni di Cadorna. Tutto torna, tutto torna. Alla fine è arrivato un quarto d'ora prima della diretta. Ricordiamo i nostri appuntamenti. Lunedì abbiamo Mr. X Bremol con i fumetti. Ah, ma Bremol o Bramol? Com'è? Bramol. Così sembra porno star, no. Bramol. 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 In effetti e Mr. X, ex è facile. Mr. X è normale. Ex, niente da tradurre. Ex, Bramol è più complicato. Vero. Che poi alla fine ci ha anche spiegato perché, capito? Che è praticamente il suo primo nickname dei giochi di ruolo, capito? Ed è rimasto Bremol perché gli garbava. Che poi sarebbe Joel Bremol se l'ha andata a cercare, quindi... Giochi di ruolo. Anzi, mettete anche... Se andrà a cercare su YouTube. Gangbang. Allora, il martedì siamo noi. Sì. Quindi, il mercoledì c'è Antonio Capozzi di Radio Rosa con Classifica iTunes, musica. Il giovedì c'è la fantastica Roxy. Con attori, registi e tutto quello che è cinema. E venerdì? Venerdì abbiamo... Leonardo. No, Leonardo no, Leonardo c'è il martedì. Lorenzo a? Amedeo Minghi. No, Lorenzo a? Agostini e? Amedeo Menci. Grande. Ok. Amedeo Minghi, me lo ricordavo. Ce l'ho fatta a ricordarmeli. E parlano di sport. Tutto quello che è sport, Fiorentina calcio, sia a livello comunque agonistico che a livello comunque amatoriale, giusto? Mm-hmm. Ok, quindi abbiamo tutti quanti questi appuntamenti alle 12 di giorno, alle 12 di notte, è l'ora di quelli delle 12. E oggi abbiamo avuto con noi appunto Nerone. Mentre i miei appuntamenti sono, stasera vado a lavorare alle 7:30, dopodiché guardo il calendario e ve lo faccio sapere. Mm-hmm. Ciao. Quando canti? Quando canto? Sì. Dipende, quando vuoi. No, dai, intendo, cioè, sul serio. Sì. Quando è che sono i tuoi prossimi concerti? Allora, così almeno. Abbiamo un personaggio a sorpresa. Vieni. Abbiamo il dottor, professor, ingegnere. Fabrizio Giannoni. Eccolo. Ciao. Il mio amico di Pinnacle. Lui. Ciao. È qua la finale. No, ma io vado lì. Lui guarda Facebook, le donne, capito? Comunque. Allora,
Stasera c'è una bella partita. Stasera una grande partita. Ma hanno scritto anche, mi ha detto. Ma guarda, terza categoria, non mi aspettavo di aver visto tutto quel pubblico. E dov'era le Caldine? A Fiesole Caldine, una partita combattuta, sembrava una partita di Serie A, davvero? Bello, bello. Guarda, stasera alle ore. C'è la pelle d'oro. Stasera, te lo giuro. Allora, stasera ore 21, mi raccomando, tutti davanti al televisore. Alle 21, alle 20. Perché dietro non si vede nulla. No, infatti. Comunque, no, abbiamo alle 20 il grande ciclismo di sì, Biondi. Grande, che dalle 20 in poi, cioè abbiamo poi alle 21 la grande partita. E poi dopo ieri sei stato a fare, domenica sì, è stato a fare una bella... con il grande Ago, Agostino Fresta, vedrete prossimamente un bel servizio... Di Kurt Schindler. Sì, Kurt Schindler, quindi un raduno di auto d'epoca con tutto in beneficenza. Sì, sì. Poi vedrete anche le immagini di contorno al castello di Verrazzano, bello, bello. E comunque rimanete sempre collegati con Teleregione, perché la meglio televisione toscana. Che dire? Ma non solo! Ma andiamo anche oltre. No, Teleregione Toscana, stop! No, meglio televisione. Senti, italiana. Ah, dai, salutiamo tutti quanti che adesso purtroppo ci dobbiamo salutare. Da Leonardo. Volevo salutare la mamma che mi ascolta, tutti quelli che mi conoscono. I compagni di scuola. Bellissimi quando facevano quelle cose tipo... Sì, sì. Tutti quelli mi conoscono. Si dice, oh, mamma mi ha salutato. Ha detto tutti mi conoscono. Che prima ti dicono Giovanni, Francesco, già, e tutti quelli che mi conoscono. Il meglio una volta ha detto, uno era stato originalissimo, e tutti quelli che mi conoscono anche di vista. Vabbè, ciao a tutti da quelli delle 12. Ciao, a giovedì prossimo. Ciao.